Rimini, città della salute, questo è un po' il titolo del progetto che abbiamo presentato oggi alla stampa, una Rimini che già da tempo si sta attrezzando in questa direzione con la sua pianificazione strategica, con anche gli strumenti urbanistici e anche con le recenti novità che sono state introdotte nella variante al regolamento urbanistico edilizio. Stiamo lavorando per una città sempre più coesa, con servizi sempre più vicini al cittadino e con la possibilità anche di spostarsi, no, nella nostra città in modo sempre più sostenibile, sicuro e attivo. Oggi abbiamo parlato dei forum urbani, delle nuove piazze, delle nuove funzioni che avvicineranno anche i servizi pubblici proprio vicino a casa dei nostri cittadini, da Corpoloa a Miramare a Torre Pedrera, insomma in modo diffuso su tutta la città, e i nostri strumenti urbanistici accompagnano questo processo. Penso ad esempio al fatto che abbiamo recentemente introdotto di poter insediare uffici pubblici in tutta la città, come ad altre modifiche che sono state introdotte recentemente e anche che faciliteranno la realizzazione di campi sportivi, di campetti da basket, da calcio, sia nel territorio urbanizzato che in campagna. Tutti nuovi spazi e funzioni che ci aiuteranno a uscire da questa pandemia e ritrovare la nuova socialità.